Ricordo a tutti i visitatori, a tutte le visitatrici di questo canale YouTube, specialmente i nuovi e le nuove, di entrare nella pagina Indice Alfabetico a cui si accede attraverso il sito web www.tinelli.eu, non solo per le ricerche, ma per tenersi aggiornati, aggiornate sui nuovi video che non sono pubblicati su questa piattaforma. Il video di oggi è dedicato agli amanti degli apparati che funzionano, o meglio funzionavano, con l'uso dell'energia libera, ma che sembra siano spariti o fatti sparire. Ho fatto una piccola ricerca perché pochi avranno sentito parlare di Alfred M. Hubbard. Fece la sua prima apparizione su un giornale del 1919 con l'entusiasmante annuncio di aver creato una macchina a moto perpetuo, la quale imbrigliava l'energia dall'atmosfera terrestre. Questo che vedete è il primo articolo che ho trovato su The Weekly Alaska Citizen del 22 dicembre 1919, mentre questo da The Southern Herald del 16 gennaio 1920. Hubbard avrebbe dimostrato pubblicamente quanto prima questo strumento per alimentare una barca sul lago Union di Seattle, come vediamo qui da The Washington Herald del 30 agosto 1920. Quando Hubbard aveva 17 anni, suo padre accettò un lavoro presso il cantiere navale Skinner & Eddy a Seattle. Fu durante questo periodo che Hubbard iniziò a coltivare il suo sogno di diventare un uomo di scienza, traendo ispirazione diretta dall'inventore Nikola Tesla. Hubbard iniziò a dividere il suo tempo tra Everett e Seattle mentre lavorava ad un apparato che avrebbe chiamato generatore di energia atmosferica, che vedete qui. Ho trovato su The Mining Times del 21 gennaio 1920 esattamente l'articolo che descrive il movimento perpetuo che vedete qui. Secondo le affermazioni di Hubbard all'epoca, la sua invenzione era un motore senza carburante che traeva energia dall'atmosfera terrestre. Ha chiamato questa unità senza carburante un generatore di energia atmosferica. Hubbard ha affermato che potrebbe funzionare senza sosta per anni, o far funzionare una grande auto, illuminare un intero edificio per uffici e alimentare un aereo intorno al mondo senza sosta. Poco si sa dell'Hubbard Coil. La barca che vediamo qui di 5 metri e mezzo era azionata da un motore elettrico da 35 cavalli che riceveva la sua corrente dalla bobina di Hubbard e navigava a Portage Bay sul lago Union. Tra coloro che hanno assistito alla manifestazione c'era un noto capitalista locale, il padre dell'inventore William H. Hubbard, e un giornalista del Post Intelligencer. L'imbarcazione viaggiava ad una velocità compresa tra gli 8 e i 10 nodi, silenziosamente, fatto eccezione per il ronzio di una cinghia a catena che collegava il motore con l'albero dell'elica. Quando la cinghia della catena è stata rimossa, il motore ha funzionato liberamente ad una velocità stimata intorno a 3.500 giri al minuto. Naturalmente questo ha attirato l'attenzione degli scienziati, molti dei quali erano interessati ad esaminare questo nuovo entusiasmante apparato. Hubbard però rifiutò queste richieste, affermando che lo doveva salvaguardare in modo da proteggere la sua invenzione fino a quando non avesse ricevuto il brevetto. La sua unica eccezione fu il reverendo William A. Smith, professore di fisica a Seattle College, poi Università di Seattle. Hubbard pensò che un professore di scienze sarebbe stato una fonte particolarmente credibile e si rivolse a lui chiedendogli di ispezionare il suo apparato e di fornire una testimonianza alla stampa locale. Dopo aver esaminato il dispositivo, Smith ha testimoniato che il macchinario farebbe avanzare l'intera teoria e pratica dell'elettricità oltre i sogni degli scienziati. Chissà perché, decenni dopo, invece, sempre il professor Smith avrebbe affermato il contrario, ossia che il dispositivo era un'evidente frode e che Hubbard era solo un uomo in cerca di ricchi banchieri per ricevere fondi. Comunque sia, pochi mesi dopo l'evento a Lake Union, è stato riferito che Hubbard aveva usato il suo generatore per alimentare un'automobile ad Everett, raggiungendo la velocità fino a 35 km orari. L'aveva già preannunciata su The Bismarck Tribune del 13 agosto 1920, ma nel 1921 Hubbard improvvisamente si trasferisce a lavorare per un'azienda che si occupa di radio, la stazione KFQX in Olmsted Home, che vedete qui.
Dopo di allora, silenzio. E da una richiesta del 1973 al giornale Post Intelligence, che non aveva più scritto nulla su Hubbard, la risposta del redattore è stata questa. La meravigliosa invenzione è stata rapidamente soffocata dal governo federale, che ha saggiamente agito per impedire la produzione e la vendita di questo generatore elettrico statico per scongiurare un panico finanziario nazionale. Si sa che Hubbard è stato incriminato non per aver usato i suoi talenti, ma per produrre e far funzionare trasmettitori radio e avvisare i contrabbandieri di liquori fuori dal territorio canadese durante il divieto quando e dove era sicuro poter attraccare le loro imbarcazioni e scaricare i liquori di contrabbando. Infatti, cercando, ho trovato questo articolo su The Seattle Star del 28 novembre 1924, dove si legge che il dottor Roy Loris ha lanciato un attacco giudiziario ingiuntivo provvisorio. Hubbard è stato scagionato da questa accusa da una giuria federale nel 1928, come si legge qui sul Seward Daily Gateway del 23 marzo 1928. Chiudo questo video solo per dire per quale ragione, appena si parla di fonti di energia alternativa, se gli inventori non muoiono, vengono messi in prigione o, come in questo caso, smettono di dedicarsi alla propria scoperta.